che bello che è. Inizio il video, treno. Sono contento, ma non è vero. Bello ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e in questo nuovo FAQ. Come vedete sono in un posto un po' diverso. So, chopper alle mie spalle. Non c'entra niente con le domande che mi fate, però è bello, gliel'ho voluto mettere e basta. Cominciamo ragazzi con le domande, cominciamo con 00 Games che mi chiede: è il tuo lavoro che ti aiuta con YouTube o è YouTube che ti aiuta con il tuo lavoro? Chiaramente intende la parlantina, no? Io ebbi una mini esperienza con YouTube e notai che aiutava molto a livello di oratoria. Sì, YouTube in questo settore aiuta veramente veramente tanto, ma io penso che sia anche proprio una questione di abitudine più che altro. Tu inizi con YouTube, chiaramente all'inizio tu sei impacciato e tutto, poi vedendo, e non sto parlando del successo che uno può avere o meno su YouTube, ma proprio la questione del parlare, anche abituarsi a parlare, cercare di non sbagliare o comunque correggersi in qualche modo, aiuta tantissimo. E aiuta, ho notato personalmente, anche fuori dal mondo di YouTube, con altre persone, in certi ambiti, aiuta veramente tanto. Quindi su questa cosa YouTube è perfetto, solo su questa però per adesso. Gaming02 ragazzi mi chiede: domanda 1, cosa ne pensi della TV italiana? La reputi giusta? Guardi molto la TV? Quali canali sono opportuni e quali non sono opportuni? Poi ha fatto altre domande e ci arriveremo. Adesso rispondo alla prima. Io non posso dirti quali sono i canali opportuni e quelli meno, semplicemente perché i gusti di ognuno sono sempre diversi. Io ti dico la verità, la televisione è sempre accesa, sempre. Quando io sono a casa la TV è sempre, cavolo, accesa. Però io non la guardo mai. Sì, perché io sto al PC, faccio delle cose per YouTube, faccio... magari un giorno voglio giocare qualcosa al PC, gioco qualcosa al PC, mi sento un po' di musica, quindi è molto difficile che io stia alla televisione, cioè stia a guardare la televisione. Di solito la guardo la sera, metto lì a leggere e intanto con l'orecchio ascolto quello che danno. Che magari di solito mi guardo il dottor Nosaradan. Seconda domanda ragazzi mi chiede: cosa ne pensi di Danny Mello, YouTube fa cagare, Billy Foster e la gang di tutti quelli che fanno quella cosa lì, quindi che rompono le balle alla gente? Penso che sia una cosa normale, ma normale perché? Perché lo fanno da tutte le parti, l'hanno sempre fatto e si continuerà a fare. Quindi, allora, parliamo di YouTube fa cagare, che è il più famoso. YouTube fa cagare, devo dire la verità, all'inizio, quindi quando è esploso, a me piaceva tantissimo. Non l'ho mai seguito, non mi sono mai iscritto al suo canale, però mi piaceva veramente veramente tanto, perché diceva le cose come stavano. È vero che non ha mai attaccato youtuber grandissimi, però all'inizio mi piaceva veramente molto. Adesso, come adesso, sono sincero, mi fa veramente schifo, ma non è per una questione che non tratta più di cose interessanti, anche, ma la cosa principale è che i primi 2 minuti, 3 minuti di video deve fare il suo spettacolino, eh? Poi dice 2 stronzate. Il problema principale, parlando di lui, gli altri li seguo praticamente niente, quindi non te lo so dire. Parlando di lui, dice cose banali. Ho notato, e se ci guardate lo vedete anche voi, dice cose veramente banali. Ah, il bene è buono, il male è cattivo, e grazie al cazzo. Dice cose troppo banali. Ultimamente, nell'ultimo lungo periodo, sta dicendo cose banalissime. E chiaramente c'ha consensi, ma tutti avrebbero consensi per questa cosa qui. Tutti. Una cosa è normale per tutti che quella cosa sia giusta. Quindi io penso che sono questi che fanno cambiare le persone. I piccioli fanno cambiare le persone. Quindi lui, chiaramente come tutti gli altri, si è adeguato ed è cambiato per i piccioli. Ultima domanda ragazzi, sempre di Gaming02, mi dice... se conosco Luca Mastrangelo e in tal caso cosa ne penso degli youtuber che parlano comunque di calcio, che diciamo che sono malati per la loro squadra. Io non sono un gran tifoso, conosco Luca Mastrangelo anche perché abita nella mia città, quindi lo conosco, l'ho visto mi sembra una volta, non ci ho mai neanche parlato, non me ne frega niente, è nella mia città, però sinceramente non... che cosa penso?
lui l'ha detto, cioè lui praticamente sfrutta questa cosa per soldi, punto. Cioè, alla fine, ragazzi, tutto il mondo gira intorno ai soldi e YouTube non è diverso. Chi fa video sfogo, comunque chi fa video fake, anche se alla fine del calcio non è che puoi fare tanto il fake, puoi esagerare al limite. Lo fai per quello, cioè tutti quelli che parlano del calcio, loro, i Fuse Gamer, come si chiama, Wolf lì, Sigwolf, quello che parla da Roma. Tutti gli altri lo fanno tutti per quello, ma è una cosa normale ormai su YouTube. Quindi io non, cioè, non penso niente di loro, penso che si limitino a fare quello che fanno gli altri. Punto. Gabriele Mancini, ragazzi, mi scrive adesso, vi faccio un riassunto, che se mi piacerebbe andare a delle fiere a incontrare comunque gli iscritti. Chiaramente mi piacerebbe tanto incontrarvi, vi dico la verità, non alle fiere, a parte che non ci vado, è per questo la cosa principale. Una cosa che magari pochi di voi sanno. Mi piacerebbe fare una sorta di tour, quindi io prendo un camion, un camioncino e vengo dalle diverse città d'Italia, magari ci sto un'ora o due, così riesco a farmela tutta in una settimana e mezzo, non lo so in quanto tempo ci metto, per magari incontrarvi. Però chiaramente una cosa del genere non ha senso farla adesso. Una cosa del genere la può fare una persona che ha molto seguito. Come aveva fatto, mi sembra, tipo Dario Moccia 200 milioni di anni fa. Era venuto anche nella mia città e l'ho anche incontrato. E se trovo una foto ve la metto anche. E quindi quella cosa lì a me piace tanto, perché si vede il valore che tu dai alle persone. Perché alle fiere, tu vai alla fiera, ci sono 200 milioni di persone, è normale che ci siano anche i tuoi fan. Scusate, i tuoi fan. Però magari sono lì anche per altri YouTuber. Invece se ti incontrano perché tu vai in quella città e ci vai alla fine per incontrare chi ti segue, secondo me è più figa come cosa. Non so se mi sono spiegato meglio, però secondo me è più figa così. Gabrix 9000, ragazzi, mi chiede se ho perso, mi sono comunque lasciato sfuggire una serie che magari avevo visto un'offerta speciale, me la sono lasciata soffiare anche, mettiamo così, e adesso mi sto mangiando le mani. No, no, perché? Perché di serie che ho recuperato vecchie. A parte che ce ne ho tipo due e ancora non sono complete, ma perché non ci sono i volumi, cioè non le ristampano, quindi io non ci posso fare niente. L'unica serie che non è che mi sono mangiato le mani, che penso sia ancora, ci sia ancora, era la serie, la prima serie di Slam Dunk, quindi i volumi sottili. C'era la serie completa, costava 200 e passa euro in fumetteria, solo che io avevo già tutta la serie di Slam Dunk sottile, mi mancavano tre volumi allora. Adesso me ne mancano due. Non ha senso comprarmi tutta la serie di nuovo per avere tutti i volumi che me ne mancano solo due. Quindi no, alla fine c'ho anche tante serie complete che se tornassi indietro le brucerei. Ma quella è un'altra questione, che ho speso soldi per niente. Games World, ragazzi, mi chiede: cosa ne pensi degli anime romantici come Domestic na Kanoju e 3D Kanoju Real Girl? Non lo so. Cioè, non, adesso come adesso, letti così, non mi dicono niente. Cioè, magari se li vedo, allora è tutta un'altra cosa. Però adesso non so cosa siano. E in generale, sugli anime romantici, gli anime o manga comunque romantici, ce ne sono di veramente belli. Cioè, a Silent Voice, e anche triste a Silent Voice. Voglio mangiare il tuo pancreas, pure quello. Your Name, pure quello. Ce ne sono tantissimi. Che sono fatti veramente bene. È vero che quelli magari non sono continui, perché tanto hanno quelli di volumi, insomma, Sand Boy sono 7, Voglio mangiare il tuo pancreas sono solo 2, Your Name è singolo, però avete capito? Bah, dipende tutto dai gusti, alla fine è sempre quello, è sempre quello. Ci sono anime che alla fine mettono d'accordo tutti, perché sono universalmente belli, più o meno, c'è sempre qualcuno che è fuori dal coro, ma va bene. E delle anime che alla fine io magari lo posso definire bellissimo, uno dei miei preferiti, e a qualcun altro, ma che cazzo è sta cagata? Zeta Black, ragazzi, mi scrive: cosa ne pensi delle persone che danno dello sfigato a uno che guarda anime o legge manga? Allora, queste persone qui, cioè, non è una questione che sono loro che hanno ragione o tu che hai ragione, questa è una questione di ignoranza. È loro che sono ignoranti nel settore, non sanno cosa siano i manga, non sanno cosa sia una storia fatta bene, solamente perché è disegnata e solamente perché per loro è considerato un cartone. Per loro sono tutti cartoni animati. Ok?
Quindi è una questione proprio di ignoranza. Non gli puoi spiegare una cosa, perché tanto non ci arrivano di testa. È inutile, quindi lasciali stare, non parlarci, mandali pure a fare in culo e sei a posto, cioè te ne devi fregare. Sempre Z Black ragazzi mi scrive: cosa ne pensi del bullismo e come bisognerebbe approcciarsi coi bulli? Sarebbe molto utile per alcuni, certo. Io avevo già fatto un video sul bullismo, magari te lo linko qua sotto, comunque vai sul canale, scrivi bullismo, te lo trova subito. E allora, il bullismo purtroppo è un problema che c'è sempre stato. Dall'inizio dei tempi fino adesso c'è sempre stato. C'è sempre qualcuno che si sente superiore a un altro, perché magari quest'altro è magrolino, perché magari è molto timido, per tantissime altre ragioni. E purtroppo con i bulli o ti fai rispettare, ma come ho detto, se uno è timido non puoi farlo, non ce la fai, oppure devi chiedere l'aiuto di qualcuno. Ma anche qui, comunque, almeno ai miei tempi, perché anch'io sono stato bullizzato quando ero piccolino, poi sono diventato una Madonna, e figurati se mi ho bullizzato, ma comunque all'inizio ero bullizzato anch'io, e non sono mai stato però troppo a subire, perché io ero uno che rispondeva, lo sono tuttora, però ero uno che rispondeva. Quindi o chiedi l'aiuto di qualcuno, un professore, se sei a scuola. Al limite succedono a scuola queste cose, che se succedono in altri ambiti al lavoro sono cose molto molto più gravi e il bullo può passare anche molto molto più, molti più guai. Quindi io ti posso dare il consiglio o di chiedere a un professore, dirlo ai tuoi genitori, ma i tuoi genitori al limite ci possono, cioè l'unica cosa che possono fare è chiedere, cioè fare qualcosa, a chiederlo al professore. Però purtroppo il bullismo è difficile riuscire a sconfiggerlo. Veramente, o cambi tu di carattere, ma non ha senso, perché non è che devi cambiare tu, è il bullo che è uno stronzo. Quindi è veramente difficile. Io magari ti rimando al video che ho fatto, lì lo spiego un po' meglio, spiego anche quello che ho passato io. Quindi, secondo me, l'unica è o chiedi aiuto oppure cerchi di difenderti in quel poco che puoi. Kira Game ragazzi mi chiede: ritenevi necessario un sequel di Naruto? Poi, hai mai picchiato qualcuno? Così è venuto fuori. You are the best, grazie caro. Allora, un sequel di Naruto? No, però poteva starci fatto meglio, poteva starci, assolutamente. Sarebbe stato figo, anche perché i personaggi alla fine ci sono. Non riescono a caratterizzarli al massimo, fargli fare cose interessanti, quello sì, però i personaggi ci sono. Ho mai picchiato qualcuno? Il bullo, cioè picchiato no, mi sono difeso e basta. Solo quell'esperienza lì, anche perché io non sono uno rissoso, vedo la gente che litiga, se non li conosco alla fine dico sti cazzi, nel senso, perché devo andare a mettermi in mezzo io? Lo so che è anche sbagliata sta cosa, devi cercare di aiutare chi è in difficoltà, è vero, però tutti dicono sì, aiutalo, però quando sei nel momento lì non lo fai, perché dici: perché cazzo c'entro io? Perché devo farlo io? Capito? Quindi, a parte il bullo che mi sono difeso, non, no, picchiato mai nessuno, no. E niente ragazzi, il video finisce qui, spero vi sia piaciuto, se volete farmi altre domande qua sotto nei commenti c'è sempre spazio, quindi se il video vi è piaciuto lo sapete, un bel pollice in su, se non vi è piaciuto chiaramente pollice in giù e bella!